Lo sai qual è, a detta di molti, il joystick migliore di tutti? Quello che tutti i simmer vorrebbero avere è Lotus Wardog. Se non sai di cosa sto parlando, allora fermati qua, non andare avanti col video, perché dopo che l'avrai visto non penserai che a lui, perché questo è la Ferrari di tutti i joystick, ma anche quello più costoso. Sei ancora qui? Allora fai anche un'altra cosa, metti mi piace, iscriviti al canale, schiaccia sulla campanellina e poi lo vedremo insieme dopo la sigla. Ed eccolo qui il nostro Otas Wardog completo. Lui, come vedete, è composto da le manette, che sono queste ovviamente, e lo stick. Adesso cominceremo dalle manette per primo e poi passeremo allo stick e poi faremo, come sempre alla fine del video, i pro e i contro di questo joystick. Ecco le manette dell'Otas Wardog. Sono composte ovviamente da due manette separate che vedete si muovono in questo modo e permettono il controllo dei due motori, quello di sinistra e quello di destra. Sono indipendenti l'uno dall'altro e attraverso una leva, una spina, possono essere mossi insieme in questo modo, in modo che, diciamo, la spinta dei due motori sia uniforme. È interessante anche notare che hanno una posizione di idle che serve appunto per lo spegnimento e l'accensione dei motori. Questo serve sia per quanto riguarda l'utilizzo di X-Plane, perché certi aerei come l'Airbus piuttosto che il Boeing 737 hanno la posizione di idle. E una cosa anche interessante è che all'interno di questa porzione, se tolta con delle brugole che io non ho trovato in casa ma sapevo di avere, chissà dove le ho messe, è possibile togliere uno spinotto, girarlo e avere la stessa funzione che ha l'idle. Con la funzione, diciamo così, tirando su si passa al post bruciatore. Sono poi presenti anche delle leve laterali, dei pulsanti laterali. Questo pulsante ha quattro posizioni, su, giù, destra e sinistra. Io solitamente col DCS lo utilizzo per quanto riguarda le radio, così come è veramente nella 10. Poi abbiamo questo selettore a tre posizioni e infine ancora un altro selettore a due posizioni ma col ritorno automatico. Dalla parte opposta invece abbiamo il pinky switch, che sarebbe questo, io lo utilizzo per le luci, e ancora davanti vedete una serie di pulsanti, un pulsante a quattro posizioni su, giù, destra e sinistra, un piccolo mouse e un pulsante che si può utilizzare per le comunicazioni ma anche ad esempio per lo scanciamento rapido dell'autopilota. Poi si passa alla base vera e propria del pannello manette. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selettori, 7 switch, alcuni a due posizioni, altri a tre posizioni, altri a ritorno. Vedete ad esempio l'engine operator che ha una posizione in giù di spento, una posizione centrale e una posizione in avanti che però ritorna indietro, sia per il motore destro che per il motore sinistro. Una leva increase e decrease che si può utilizzare ad esempio per gli zoom e una friction destra-sinistra per quanto riguarda la durezza della manetta. Infine abbiamo una leva per i flap qui di fianco. Soltanto il pezzo delle manette pesa da solo 7,5 kg. Passiamo adesso allo stick. Lo stick ha una base in metallo con dei loghi molto belli della TrueMaster, la scritta Otas Wardog. La base poi contiene tutta la circuiteria per i comandi appunto e per i segnali che darà al computer, più 5 pulsanti, 1,
2, 3, 4 e 5. Molto interessanti questi tasti che permettono ad esempio il trim. Questo tasto qua è un tasto funzione molto importante. Il tasto di sparo, diciamo così, ha due posizioni, una prima posizione e una seconda, un selettore in basso e un altro tasto qui sotto. La manetta è completamente staccabile, basta svitare in questo punto per estrarla, come vedete, e questo permette l'inserimento direttamente qui e sulla base di prolunghe che rendono poi lo stick più preciso. Ed eccoci arrivati alla pagella del Wardog. Partiamo con i pro: materiali di ottima qualità, plastiche veramente buone, ma soprattutto metallo, tanto metallo. Il metallo dà pesantezza a tutto il joystick, sia al pannello manetta che allo stick, e questo permette durante le fasi di volo di non vederlo muovere anche se non l'hai agganciato direttamente al tavolo. Possibilità di allungare lo stick. Allungare lo stick significa avere una maggior precisione, ad esempio, che è utilissima in caso di approcci difficoltosi alle... Altro pollice in su riguarda la possibilità di allungare lo stick, che ti permetterà quindi di avere una maggiore precisione sull'aereo stesso. Altro pro sono i tasti, sono veramente tanti, tutti configurabili sia attraverso il software dedicato sia attraverso quelle che sono le impostazioni di DCS oppure di X-Plane. Possibilità di inserire viti di fissaggio per bloccare ad esempio il joystick su un home cockpit. Grande sensazione di precisione. Materiali appunto costruttivi di ottima qualità ti permettono appunto di sentire e di avere veramente il controllo sul tuo aereo. Infine, se utilizzate DCS, sappiate che una volta che inserite i due USB, il joystick sarà completamente settato e quindi sarete subito pronti ad utilizzarlo. Passiamo ora ai contro. Il Wardog ha necessità di avere molto spazio sulla vostra scrivania perché è ingombrante, soprattutto perché ad esempio nello stick la base è veramente di dimensioni ragguardevoli. La prolunga per quanto riguarda lo stick è davvero necessaria perché fondamentalmente ti permette maggiore precisione, ma la prolunga non è inclusa all'interno della scatola. Inoltre la prolunga farà sì che se appoggerai, come ho fatto io, lo stick sul tavolo, avrai una posizione molto scomoda. Sarebbe meglio utilizzare questo joystick, soprattutto lo stick, in una posizione più bassa, quindi devi reimpostare fondamentalmente tutta la tua seduta davanti al computer, davanti al monitor. Senza la prolunga lo stick è molto rigido. Nelle sessioni di volo molto lunghe potresti avere un affaticamento del braccio e risentire un pochino di dolore a fine sessione di volo. Infine il costo. Il costo è veramente alto. Tutto il pacchetto manette e stick in tutto costa 450-480 euro, quindi quasi 500 euro, che è un costo veramente elevato, veramente importante. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo video. Se hai intenzione di acquistare il Wardog, ti chiedo se puoi farlo direttamente dal link che hai qui in descrizione, così mi arriverà qualcosa e questo mi spingerà ad andare avanti con il mio canale. Se il video ti è piaciuto, come sempre, lascia un mi piace. Se non ti è piaciuto, lascia pure un non mi piace, ma almeno dimmi perché, in modo che io possa migliorare di volta in volta. Lascia anche un tuo commento, perché il commento mi permette di interagire con te e sapere cosa ti piace e eventualmente propormi un video che io posso sviluppare, sempre se ne ho le capacità e le competenze. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, in modo che
Anche questo mi permette di crescere e andare avanti con un nuovo slancio, con una nuova spinta. Bene, anche per oggi è tutto. Arrivederci a presto. Happy Landings by E-Live.